Dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime settimane ha paralizzato buona parte del paese con neve e ghiaccio che hanno messo in gravi difficoltà intere città facendo emergere le criticità sulla tenuta e messa in sicurezza delle stesse, anche sull'Etna e in buona parte del comprensorio pedemontano non sono mancate le polemiche sul ritardo degli interventi e sulla intransitabilità di alcune arterie viarie. A farne le spese, per così dire, su questi disagi è l'assessore provinciale al territorio e ambiente Domenico Rotella, che ai nostri microfoni chiarisce il suo pensiero. Il vulcano non può e non deve essere un problema. Guardi, la prima cosa che bisogna fare, intanto bisogna appostare le risorse. In questa manovra di bilancio saranno appostate naturalmente le risorse che servono per lo sviluppo del sistema Etna. Poi bisogna individuare le aree a parcheggio, soprattutto nel versante di Zafferana, quindi bisogna fare delle operazioni tecniche, bisogna inserirle nel piano triennale delle opere pubbliche e bisogna finanziarle. Poi bisogna togliere quei muretti laterali che ci sono nell'area, nel tratto, che non abbiamo certo realizzato noi in questi anni, che vanno dal Salto del Cane fino al cratere Silvestri, che raccolgono 6-7 metri di neve e dopo che noi li abbiamo spazzati, dopo qualche ora un colpo di vento li ripristina esattamente allo stesso modo. E poi bisogna creare un rapporto di stretta collaborazione con il territorio comunale, perché come dicevo prima l'Etna è un sistema, cioè se noi puliamo le strade e poi non vengono puliti i piazzali, le macchine salgono e non hanno dove posteggiare e gli operatori si lamentano e hanno ragione, per cui il sistema Etna va sostenuto con la collaborazione di tutti. Gli operatori hanno fatto davvero tanto, vanno encomiati, lavorano in condizioni difficili, io sono stato su un mezzo spalaneve, le posso garantire che non è facile in condizioni pericolose affrontare le avversità atmosferiche, per cui posso dire davvero che secondo me con alcune correzioni tecniche e programmatiche probabilmente il problema lo possiamo risolvere.